Buongiorno a tutti, sono Giorgio Alfredi, alleviamo capre in Palmaira a 1000 metri, 1200 metri da 12-13 anni. I problemi, come chissà che alleva le bestie, sono infiniti. Ogni anno ci chiediamo se merita continuare a avere i fili in banca aperti, necessità di nuovi mutui, acquisti, mettersi a posto per, dal caseificio alla stalla, alla vendita diretta e via di seguito. Non ho mai avuto problemi con i lupi, fino a 2 mesi fa pensavo anzi di non poterne avere mai. Noi facciamo un pascolo guidato, 5 ore al giorno, mattina e sera, sempre con qualcuno, sempre con i cani, non da guardia mia, ma i cani da pascolamento, e quindi pensavamo che per Media Valle e San Damiano non ci potessero essere problemi. Adesso sono 30, 40, 50 giorni che noi siamo stanziali, ovviamente viviamo lì, la famiglia è residente, e sono 30-40 giorni che è stato avvistato in San Damiano, ha probabilmente sbranato, pulito un capriolo, l'abbiamo sentito vicino a stalla, i cani abbaiavano per un giorno e mezzo, hanno fatto i matti, si sono sentiti ululati, che io non ho sentito, ma ha sentito un'altra persona, quindi è arrivato, è il primo arrivo, è il momento, quest'anno sarà il momento dello scontro, del problema, come si potrebbe nelle relazioni. Io avrei parlare per un'ora e mezza, fare alcune considerazioni, devo fare un minuto e mezzo, quindi dirò quasi nulla. Dico semplicemente, esperienza personale, sono scioccato dalla testimonianza del collega di Modena, perché quando uno passa una vita a selezionare bestie da latte per far formaggio che gira, che sembra essere chissà che formaggio, che è un formaggio fatto da povera gente che ha 50 capre in produzione, e si trova a dover immaginare un esito possibile della propria vita in quel modo, e dici... Non è possibile concepirlo, ecco, come pensare di perdere i figli ammazzati da qualcuno che entra e ti spara i figli e tu non puoi reagire. E sono sconvolto anche perché, non avendo avuto problemi, però avendo capito che è arrivato anche da noi e sapendo di dover venire a questa riunione oggi che volevo partecipare, ieri mi sono preso la briga, trascurando il lavoro, di leggere il progetto Lupo Regione Piemonte, e consiglio a tutti agli allevatori di passarsi una giornata a leggerlo, perché quello che è scritto lì sopra, dal mio punto di vista, è una cosa incredibile. È incredibile soprattutto se uno ha la coscienza di vivere in montagna, di pensare di avere della terra, di poterla gestire in qualche modo e di poter allevare i propri figli e fornire la terra. Cioè, e ci sono estremisti, pochi probabilmente, ma che si appoggiano su una base di popolazione che sa poco, sa nulla, che è molto, molto contenta di vedere il video, che è un gheo, eccetera, di animali, che ha creato in questi 15-20 anni con due interreg una situazione che è incredibile. L'unica cosa che non hanno detto è che li hanno messi a Chiusatesio e a Bosco di Sabato, quello non lo dicono perché non lo possono dire, ma viceversa hanno creato una situazione che veramente è una cosa di esproprio delle possibilità di vivere in un luogo di montagna incredibile. Io si è parlato finora, e non posso dire parole perché non c'è tempo ovviamente, ma ci rincontreremo in altri momenti, sulla pastorizia e sul vivere in montagna avendo bestie. Si è parlato però solo di quello. Noi viviamo anche in montagna, anche non avessimo le bestie. Io sento anche testimonianze in comuni che sono già completamente impugnati dal problema del lupo in Valmaira, come per esempio Prazza. Anche non avendo bestie, noi abbiamo passato tutta l'educazione dei figli, che sono 5, a bastonate, uscire la sera, vai a stalla, ho dimenticato il latte, lo vai a prendere, sarà lì fuori, la stalla è fuori dal paese, 200 metri, a girare nei boschi di sera, andare giù a San Damiano, sono 300 metri di dislivello, c'è una ventina di minuti di sentiero veloce, sogni che puoi stare giù al bar, perché hai 16 anni a giocare a biliardo, torni su, non mi importa, mezzanotte torni su a piedi, faccio la luce, torno al vale, e adesso ecco, l'attacco del capriolo è venuto tra noi e San Damiano, quindi... esattamente in zona di percorrenza, adesso questo non è più possibile e noi dobbiamo vivere in queste condizioni e non poter neanche immaginare di difenderci, cosa che è assurdo, perché c'è una situazione mentale, ideologica, estremista, che, di cui bisognerebbe discutere, no? Perché si dice chi sono i veri ambientalisti, sono quelli che fanno queste politiche o è gente che cerca di vivere in modo anche, tra virgolette, parola vuol di niente, insomma, naturale, in montagna. Di questo non si può parlare, però c'è anche questo problema, perché c'è la gente che non esce più di casa, c'è la gente che non va più in giro col cane a cercarsi i funghi, c'è la gente che eccetera eccetera. Il problema scoppierà, esploderà. Alcuni di noi, tipo Mariano Rocco che se ne è occupato molto, ci vorrà la prima vittima umana, la prima situazione per far scatenare. Io non aspetterò tanto, io chiederei alla politica, rispetto c'è l'assessore, primo, togliere tutti i soldi del pascolo gestito, io prendo 350 euro perché fino all'altro ieri non ero in zona così a rischio e comunque faccio il pascolo accompagnato, quindi probabilmente sono un soggetto a poco rischio secondo i protocolli. Togliere i soldi, perché serve solo per salvare la faccia a quelli del progetto Lupo e poter dire ma no, noi li aiutiamo, compriamo due reti, questo è il problema, questo due reti, o cani che creano problemi. Per esempio noi pascoliamo molto con dai 10-12 anni in poi, il bambino va al pascolo, il ragazzo va al pascolo. Questo già i ragazzi hanno cominciato a parlare, dicono ma questo è stato te lo scordi.
e quindi crea problemi anche di gestione con l'educazione all'adolescenza, all'infanzia, a lavorare con le bestie. Il primo lavoro che può fare un ragazzo è andare al pascolo, si porta dietro il libro, si porta dietro il coltellino, si porta dietro il moderno, la PSP o il telefonino, che è l'unico modo che gli permette di giocare. Togliere i soldi, togliere questa pensione, risparmiare su quei 60.000 euro che date di pascolo gestito, non importa se io prendo solo 350, ci sarà chi ne piglia 1.500, ce le compriamo noi le reti quando ne abbiamo bisogno. E poi chiaramente direi togliete anche i soldi, perlomeno giocare alla pari, togliete anche i soldi al progetto Lupo, smettete di dare i soldi, a questo progetto. Se ci sono dei parchi che lavorano bene, come ha raccontato prima l'orsiera Rocia Vecchi, quando dicono dei parchi, adesso vediamo cosa dice, e dico no, ma li avessimo, no? Direttori di parco del genere, togliete i soldi anche a questo progetto Lupo e giochiamo alla pari. Poi, se è vero che in Savoia stanno ammettendo che al pascolo si può andare anche con la carabina, spari prima volta in aria e poi gli spari, questa sarà la soluzione. Tanto verrà fatto in maniera illegale, quindi perlomeno non metteteci in condizione di dover poi avere il processo penale per abbattimento di specie protetta, perché comunque prima di mollare con l'azienda e di chiudere l'azienda si farà ancora il tentativo di armarsi. Grazie. Bravo.